Salve a tutti, siamo alla lezione numero 40. Parleremo di forme musicali, in particolar modo della rapsodia. La rapsodia è una composizione musicale che non ha una struttura propria, non è divisa in numero preciso di parti e non è soggetta a strutture armoniche prestabilite. I temi, più di uno, sono generalmente tratti dal repertorio popolare. Gli esempi più celebri di rapsodie possiamo trovarli in Franz Liszt, Johannes Brahms, George Gershwin e Sergei Rachmaninoff. Dall'ascolto di queste opere si può capire quanta libertà di invenzione sia a disposizione dell'autore nel trattare questa forma. La rapsodia è un ottimo terreno per l'esercizio dell'improvvisazione. Infatti, i temi scelti non devono necessariamente essere sviluppati secondo determinate regole. Inizialmente potremmo semplicemente esporli creando dei collegamenti tra l'uno e l'altro. Un esempio di struttura potrà essere il seguente. Introduzione, con citazioni di brevi incisi tratti dai temi. Primo tema, esposizione, eventuale riesposizione, variando la melodia e l'armonia. Collegamento, episodio che introduce il prossimo tema. Inseriremo una modulazione per portarci alla nuova tonalità. Questo collegamento può essere simile all'introduzione. Poi, secondo tema, esposizione ed eventuale riesposizione. È bene che questo tema abbia un ritmo diverso dal primo, 4 quarti e poi 6 ottavi, oppure 3 quarti e poi 2 quarti. Infine, una conclusione eventuale. Cercheremo di riassumere gli elementi tratti da due temi. La cosa più importante da tenere presente è la coerenza. Possiamo anche accostare temi stilisticamente lontani tra loro, ma sarebbe alquanto difficile mettere insieme un blues del 1920 con una mazurka romagnola. Possiamo cominciare con una rapsodia natalizia. Per prima cosa sceglieremo i temi. Sarà preferibile attingere al repertorio conosciuto dal pubblico. L'improvvisatore può mettere sul leggio un foglio pentagrammato con i temi scritti e con qualche indicazione armonica. Gli esempi che seguono sono corredati da una siglatura armonica volutamente semplificata, come si può trovare nelle trascrizioni facilitate. Chi improvvisa dovrà integrare l'armonia. Vediamo i due esempi. Il primo tema potrebbe essere Stille Nacht. Secondo tema potrebbe essere In notte placida di François Couperin, tonalità di Sol maggiore, tempo 6 ottavi. Per improvvisare una rapsodia dovremmo usare brani che già sappiamo suonare, perché li abbiamo già studiati o perché sono famosi e quindi sappiamo riprodurli ad orecchio. Durante l'improvvisazione, infatti, dovremo presentare i temi in forma variata e non come sono in origine. Dovranno essere riconoscibili, ma suonati in modo personale. Per ottenere questi risultati dovremo provare sperimentando varie soluzioni, che possono essere melodie per terze, per seste e per ottave, effetti d'eco a una o due ottave sopra, arpeggio della sinistra che scavalca la destra all'acuto, cambi d'armonia, eccetera. Ora farò un'improvvisazione sui due temi esposti prima.
grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.